Belli comunque. Questo va bene, secondo me va bene quello. E invece questa è l'altro invece. E poi la partenza è questa qua. No. Invece quella lì ha praticamente il fondo di questo, è lo stesso colore, no? Fondo... Quasi, questi due. Questo è un po' più pieno, ma... Guarda il colore di fuori lì. C'è? No, c'è il sample. Cambia molto l'ombra alla luce, l'ombra è freddo, la luce mamma? Si scalda. Visto? A noi piace. Buongiorno! Aspetta, te lo tengo io! Non è male qua! Qua mi piace molto di più! Qui lo prende un po' di verde! Sì! Sarà qua mi piace molto di più! Ma infatti noi l'avevamo provato qui! Per l'esattezza, aspetta che... Lì? No, qua! Campione l'avevo fatto qua! Perché mi ricordo che c'era questa... Beh, sì. Elegantone. Da quando ci siamo visti era a febbraio, secondo me. Facciamo un freddo cane. Ne sono successe un sacco in questi mesi, perché da un lato l'avventura della casa, dall'altro... Abbiamo fatto due traslochi. Siamo nella seconda casa temporanea. Abbiamo un bambino nuovo. Un bambino neonato, una vita nuova. Però siamo felici. So far so good. Sì, fin qua tutto bene. Vado a vedere anch'io. Sì. Hai visto che hanno finito qua da Ernesto? Ma era sempre l'idea di mettere il letto lì, no? Sì, effettivamente sì. No, se non poi secondo me qui coprirla un po' la coda è la parte che mi piace meno. Li mettiamo al poltrone qualcosa. Secondo me è giusto, cioè se qui ci fosse tipo un banchetto, una roba che ti siedi. Fasciatoio. Sì, fasciatoio. Fasciatoio non si siede ancora. Vabbè, si siede la tata. Ok. Ah, qui è finito. La casa sta prendendo anche una sua strada, perché per un po' di tempo c'è stata questa cosa di riportarla a com'era, come l'avevamo vista, e adesso cambiando i colori, poi abbiamo inspessito un po' i muri fuori per fare il cappotto, sono arrivati gli infissi, quindi adesso è cambiata, e quindi da un lato c'è questa rincorsa a dire ah no, però deve ricordarmi com'era prima, e da un lato invece ha preso una strada nuova che invece è quello che la renderà poi nostra. Ce la stiamo piano piano cucendo addosso. Decisamente. Poi non penso che sia possibile fare un lavoro del genere e avere la casa pronta, perfetta. Credo che poi c'è un ultimo, quell'ultimo 10% che in realtà poi ci vuole anni. No, ascolta un attimo, il 10% non so se è presente il trasloco che sta per arrivare. No, per me dico che ci saranno tante piccole cose che poi uno deve negli anni realtà, vivendo qua e si cambieranno, cioè non è che è fatta, finita e basta. No, vabbè, ovvio. È un percorso no, di ce cose fare. Che verranno rimandate. Meno male perché io poi quando finisco sono pronta a cambiare, quindi... Dai, andate lì vicino che vi faccio una foto, baby. Non toccare. Prima di farci le mani sporche, magari se riesci. Fatta, ma grazie. Di qua? Fate qua? Sì, sì, io. A voglia. Quella è quello che sta qui. Bravo, esatto. Vai. Un attimo, stavo andando in bagno. No, non c'era quello. Ho messo quello là alla fine. Ho messo questo qua. Ah. Vedi, mi prendiamo un po' uguale a questo. Non ti piace, amore? Mi piace più il verde. Amore, ma cosa facciamo adesso? Sei sicura? Se non ti piace di più che in tinta con questo? Sì, però di colore mi piace di più quello là. Allora, ascolta un attimo. Poi questo anche, se non è bello, è bello.
Ok, cosa ne dici se andiamo a vedere il tuo bagno, che invece c'è il colore, la prova del colore, mi dici se ti piace? Ok, andiamo. Un po' per la fretta, perché abbiamo lavorato molto di corsa e quindi non abbiamo avuto il tempo sempre di avere tutti i campioni vicino alla prova del colore del muro. Quindi l'abbiamo fatto appunto tutto abbastanza distinto. Quindi ci sono piaciute le cose singole e poi vagamente immaginavamo come sarebbe stato nel contesto. Per ora mi sembra che ci sia andata bene. I bambini più che felici, che sono più o meno sempre uguali, comunque sì, non rimpiangono. Cioè non li ho mai sentito malinconici su niente. Non mi hanno mai detto mi mancava anche a casa. Hanno avuto l'altra casa intanto a Milano. Quindi da vecchia casa siamo andati in una casa di mezzo in Sant'Ambrogio e siamo stati lì per 2 mesi. Poi sono andati in Puglia e poi sono arrivati in quest'altra casa ancora. In Puglia sono stata bene, ci ho messo tanto a riprendermi però. Tanto sì, perché c'è dal parto, poi in realtà forse era anche il meno il parto, da tutto. Dai cambi, dai traslochi, dal lavoro. Questa è la base, però almeno per avere un... Che difficult. Cosa state combinando qua? Non prendendo decisioni. Incasinando tutto, mi sembra. Allora, questo... No. È il salotto. Cioè la base di quello di là. Quindi abbiamo tutti pensato così, che è triste con questo grigio. No, non è triste, ma è troppo caldo, secondo me. Questo è una nave, eh? Questo è troppo chiaro. Ci vuole un po' più di contrasto, forse, proprio come questo. Non so, non vorrei... Cioè, oggi è una giornata molto luminosa. Io schiarirei un po'. Quello sì, secondo me la base, la prima è buona e poi dopo su quello ci mettiamo i colori. Sì. Però è anche più facile farlo dopo. Ok. Che poi alla fine a me piace anche quasi grigio così. Un po' grigio? Non lo so, forse un po' triste. Sì. La mamma in questa fase devo dire che è una sensibilità speciale, perché ti dà sempre quel pochino di pensiero in più su cui anche carichi 30-40 anni di esperienza. Il colore è una di quelle cose che sembra semplice, ma poi man mano che più la spacchetti perché lei la vede già abitata, la vede già illuminata, la vede già nelle varie stagioni. Mentre io per esempio ho un approccio più istintivo, ma faccio più danni perché vedo... Ma noi tendiamo a vederla com'è nel momento in cui la vediamo, quindi adesso è una bellissima giornata con una luce morbida, calda e quindi ti sembra una certa cosa, poi devi pensare a come sarà, come la prima volta che ci siamo incontrati, dove invece c'era nebbia, grigio, luce fredda. Ma un bruco gigante, volete vederlo? Un bruco gigante! Pazza che veloce! Non l'avevate mai visto così grande? No. No, e anche questi colori, guarda, giallo e rosso scuro. Io posso prendere anch'io? Se lo vuoi prendere io te lo do, l'unica cosa è che magari non hai i guanti. Il fazzoletto. Il fazzoletto, quello sì.